mio fianco abbiamo Francesco e Nella Possidente. Buongiorno. 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 Allora, buongiorno ragazzi, con voi voglio parlare di Cidrus, un vostro marchio. Per lanciare un prodotto che sta avendo anche tanto successo e grazie al quale avete un po' riportato la tradizione, la riscoperta di una tradizione che i calabresi avevano dimenticato, ossia l'uso del cedro nella gelateria. Cioè, che cosa vuol dire? Andiamo a spiegare bene. Non perché non esistesse il gelato al cedro, ma non esisteva questo tipo di gelato al cedro, giusto, Francesco? Sì, allora in realtà noi proveniamo da una famiglia che si è impegnata in questo settore della gelateria artigianale da oltre 30 anni, dal 1986. Quando mio padre ha deciso di investire in questo settore puntando solo ed esclusivamente sull'artigianale e sull'artigianale di qualità. Noi abbiamo fatto il nostro percorso di studio universitario, cioè, lavorando ugualmente nella nostra gelateria, nella nostra realtà. E finiti gli studi universitari, invece di andare via dalla nostra terra, Come fanno tutti, diciamo che la maggior parte. molti preferiscono questo perché sappiamo le criticità che ha il nostro territorio. Noi invece abbiamo deciso di andare, studiare e ritornare per dare il via a un nuovo progetto che partiva sempre dalla nostra tradizione, dalla nostra passione di famiglia per il settore del gelato artigianale. E quindi con mia sorella abbiamo cercato di investire la nostra conoscenza, sia universitaria che di esperienze lavorative e di passione per questo settore, nel creare un tartufo gelato che aveva come elemento base l'agrume nobile della Riviera dei Cedri, che è il nostro cedro di Calabria. Sappiamo bene l'importanza che questo riveste sia per il mondo ebraico che per il territorio, visto che ci sono tante cedriere, e il 98% della produzione del cedro di Calabria avviene su questa litoranea, sulla Riviera dei Cedri. E quindi la nostra idea è stata quella di creare un connubio tra la nostra esperienza e la nostra passione per il gelato artigianale unita a questo agrume nobile. E quindi abbiamo deciso di creare questo, dire perché non possiamo creare un prodotto, Certo. cioè unendo il cedro che rappresenta il nostro territorio con la nostra passione e la nostra esperienza. E quindi abbiamo creato questo Cidrus, un nome coniato da noi, diciamo, e registrato, Cidrus il tartufo al cedro. Ecco, la ricetta anche è stata brevettata Sì. perché voi letteralmente, giusto Nella, vi Sì. siete chiusi in laboratorio. Abbiamo studiato pensando appunto innanzitutto il prodotto da realizzare e poi abbiamo detto deve essere nostro, quindi dobbiamo dargli un nome, è proprio come un figlio che abbiamo fatto crescere, abbiamo realizzato e fatto crescere. E quindi ci siamo detti si chiamerà Cidrus, il tartufo al cedro, che per l'appunto nasce proprio dall'idea di voler realizzare questo dessert utilizzando l'agrume simbolo della Riviera dei Cedri, appunto il cedro di Calabria. E vogliamo ricordare, almeno questo lo possiamo dire Sì. senza svelare niente della ricetta, non c'è il latte. Ecco, Esatto, quindi voglio dire, perché è 100% sì, cedro, è ecco. acqua, zucchero, cedro, poi Stop, altrimenti poi sveliamo la ricetta. non è presente il latte, così si può gustare appieno il sapore del cedro. Ecco, quindi. Come decorazione utilizziamo delle scagliette Certo. Sempre di cedro sempre di candito. cedro candito sopra. E diciamo che il primo anno è stato più che altro un test, perché
Ecco. È stato un test, abbiamo riscontrato questo nulla a che successo. Fare con l'idea dei virus che si sta creando in questo periodo, quando ho utilizzato pure la parola laboratorio, infatti ho detto voglio aver fatto una gaffe perché il panico approfittiamo per dire che per via di questa questa psicosi che si è creata, siamo anche presenti all'Expo Tirreno che si doveva svolgere 1, 2 e 3 marzo presso il Santa Caterina come terza edizione. Siamo presenti anche noi come espositori, però per via di questa psicosi ieri gli organizzatori hanno preso la decisione di, dopo una giornata di riunione, si è deciso di spostarlo al 28, 29 e 30 marzo. E quindi vi invitiamo a partecipare, a scoprire le novità che presenteremo, perché comunque siamo partiti realizzando questo tartufo al cedro, però poi la gamma si è ampliata con ben 19 gusti e tante novità saranno presentate per l'appunto all'Expo Tirreno. Nuovi prodotti e nuovi gusti. Abbiamo e sempre di artigianali. Sì, rigorosamente artigianali dalla selezione delle materie prime che facciamo con cura tra le eccellenze, perché così come il cedro è un'eccellenza di Calabria, anche quando scegliamo altri prodotti, come la nocciola, il pistacchio piuttosto che la noce, cerchiamo sempre l'eccellenza del territorio di riferimento di questo materia prima, di questa materia prima. Logicamente qui la particolarità è che utilizzate un agrume che è prettamente calabrese, comunque viene coltivato in Calabria. Sì, infatti l'idea è nata proprio quello di dare una sorta di contributo allo sviluppo territoriale. È stato come unire la nostra passione, la nostra tradizione con quella territoriale, sia a livello di lavoro, quindi utilizzando nell'ambito lavorativo, e sia perché noi di generazioni siamo di questo territorio, quindi è stata una tradizione di famiglia territoriale, una tradizione di famiglia nel settore artigianale. Voi insomma eravate quelli che d'inverno studiavate e poi d'estate lavoravate. Quindi perché non unire l'utile al dilettevole? Ecco, come hai detto bene Francesco, creare comunque anche lavoro. Esatto. Perché ripeto sempre, c'è anche chi vuole nel quotidiano svolgere il lavoro non creativo, ma svolgere semplicemente il lavoro del trasporto, della preparazione e così via. Voi logicamente attraverso questo progetto potete anche dare una mano da questo punto di vista. Si viene a creare comunque una rete. Il vostro obiettivo è creare infatti anche una rete. Sì, noi su questo ci crediamo molto, anche nella collaborazione con altri operatori di mercato, perché soltanto facendo rete si ha più forza, sia come immagine territoriale, sia come contrattazione, sia come forza del territorio per cercare di creare, appunto, come dicevi tu, lavoro. Perché anche una piccola azienda come la nostra, se può partire con 2 persone, ma in poco tempo siamo arrivati a 5-6 e magari arriveremo a 20-30. Cioè, soltanto creando connessione, rete, si può crescere tutti insieme e anche le piccole realtà imprenditoriali possono diventare medie realtà imprenditoriali o anche grandi. Ecco, noi vogliamo ricordare che tutto questo sta nascendo a Scalea. Sì. E vogliamo ricordare anche a chi ci sta ascoltando che grazie a questa storia dobbiamo cominciare ad avere più fiducia. Certo. Anche in quelle che sono le nostre possibilità. Bisogna guardare il territorio con occhi diversi, non per forza critici distruttivi, ma critico costruttivo. Bene, io vi ringrazio. Nella, io ti faccio lanciare un ultimo messaggio.
Io vi invito ad assaggiare citrus e tartufo al cedro, non potrei dirvi altro. Vi aspettiamo a Scalea, sì, presso la gelateria Il Gelato, nonché i numerosi locali che già comprano il nostro prodotto, ristoranti, hotel, pizzerie. Insomma, gira. Sì. Sta girando. Siamo presenti su tutta la Riviera dei Cedri, in numerosi ristoranti, pizzerie e hotel con 19 gusti. E si sono fatti prendere proprio dalla mano da questo fatto che sì, comunque. Diciamo che siamo soddisfatti dei molti ristoranti che all'inizio hanno incuriositi da questo prodotto, hanno provato il tartufo al cedro e poi piano piano hanno inserito tutti gli altri gusti, nonché molti di loro hanno deciso di darci l'esclusiva in modo autonomo, non obbligatorio. E scommetto che qualcuno non poteva credere al fatto che foste di Scalea. Sì. Esatto. Sì. Anche perché noi non ci siamo venduti personalmente, cioè. Abbiamo questo prodotto, provalo. Dopo sono stati molti che è stato anche comica il passaparole. È stata anche comica la cosa, perché alcuni, una volta che l'avevano provato, si vende e dice: ma dove lo fanno questo prodotto? Io, guarda, basta che guardi il menu, c'è scritto Scalea. Ma dove? Lo facciamo alla gelateria. No, non è possibile, lo comprate sicuramente e avete l'esclusiva di vendita. Certo. Lo fanno soltanto per noi. Sì, è stata comica proprio per quello che dicevo prima. Bisogna essere più uniti e credere che abbiamo delle potenzialità anche noi per crescere. Ecco. E come prodotto territoriale. Come prodotto territoriale, diciamo che ha avuto una bella risposta e questo ci ha spinto. Un po' sul nostro entusiasmo e un po' su richiesta proprio dei ristoratori altri gusti, e quindi abbiamo allargato con il bergamotto, con il sorbetto di limone, sempre di Calabria. Abbiamo fatto anche, se vedi qui, questa è la nuova brochure di quest'anno, dove intitoliamo proprio le eccellenze di Calabria, dove è presente citrus, il tartufo al cedro, il bergamotto di Reggio Calabria e addirittura il piccante con il diavoliccio calabrese. Questa è una delle novità che presenteremo in fiera. Poi logicamente quelli di Radio DGS avranno una scorta. Sì, avranno una scorta personalizzata. Scherziamo. Bene, io davvero, ragazzi, vi ringrazio e soprattutto abbiamo voluto lanciare un messaggio positivo, far capire, quindi non è un messaggio promozionale ma di promozione di un'idea. Quello io voglio ripetere attraverso la radio, perché anche la nostra radio serve anche a questo, far capire che c'è altro, c'è vita su Marte. Questo dico. No, bisogna guardare il territorio con occhi diversi e occhi impegnarsi positivi, invece di pensare che c'è soltanto del brutto. Anzi, sono più le cose belle che le cose negative di questo territorio.